Marco Passarelli, product specialist per Mackie. In questa circostanza presentiamo il TT24 nella sua ultima release di software, la versione 1.5. La versione 1.5 consente di dare i nomi ai singoli canali, consente di utilizzare il mix in modo più versatile, in quanto abbiamo la possibilità del master e dello slave, in quanto finalmente è pronta la scheda opzionale urgente, che consente il collegamento ad un altro mixer o eventualmente alla ciabatta digitale che sarà disponibile da marzo del prossimo anno. Cosa dire in particolare del TT24? Il TT24 si presenta come il mixer digitale dal formato più analogico di tutti. Abbiamo ingresso linea, phantom e guadagno analogico, per cui possiamo entrare immediatamente sotto questi controlli senza dover passare nella pagina digitale. Poi nella pagina digitale ovviamente abbiamo trimmer digitale, tutte le funzioni, incluse le equalizzazioni, che possiamo memorizzare ovviamente da attivare in pochi secondi, incluse le sezioni dinamiche, con un noise gate indipendente dal compressore, e la pagina FET che ci fa vedere praticamente tutte le indicazioni. Nella sezione gruppi AUX abbiamo l'assegnazione sulle note uscite, che possono anche funzionare come matrice, left right, le 12 mandate AUX, di cui le prime 8 sono sempre legate alle spie e le altre 4 sono legate alla sezione effetti. Una novità della versione 1.5 è anche nella versione effetti, perché nel momento in cui noi carichiamo il delay stereo, abbiamo la possibilità di avere il tap delay, per cui diamo il tempo di uno del canale destro e del canale sinistro. E i due LED ci visualizzano il tempo metronomico, lo possiamo ricambiare al volo. E questa è una delle altre features nuove. Ovviamente rimangono a disposizione tutti quanti gli algoritmi per riverbero, pulse, pure gate, riverberi, compressori, eccetera, eccetera. Ogni canale ha a disposizione, l'ingresso ha a disposizione la sua sezione di equalizzazione e la sua sezione di dinamica completa. La sezione di equalizzazione è presente anche per le 12 mandate AUX, dove l'equalizzazione diventa ancora più interessante, perché abbiamo la possibilità di avere 6 bande con 2 parametrici veri, 2 con la scelta della frequenza e 2 filtri kill, eliminando in questo modo l'esigenza di avere degli equalizzatori per le spie. Ovviamente è equalizzata anche l'uscita left, right e mono in modo indipendente, così come sono equalizzate le uscite dei sottocomandi. Una piccola soluzione notevole per dare un approccio analogico a un mixer digitale. Il computer può funzionare in due modi, in questo caso lo vediamo distaccato dal mixer, ma possiamo benissimo chiedergli di lavorare in follow up, per cui la pagina che richiamo del mixer è la stessa che richiamo del computer. E visualizzo su un monitor più grande le stesse condizioni che ho già nel display piccolo. La fascia di prezzo lo pone in modo estremamente competitivo con tutta quanta la diretta concorrenza, e la presenza di prestazioni di qualità veramente elevata insieme ai preamplificatori di ottima qualità sicuramente danno quel plus che lo pone un pelino avanti.